l'anno scorso bevande calde, quest'anno invece, in questo periodo proprio l'avevo postato, quest'anno invece cioccolate calde, quindi andremo ancora di più nello specifico. Faremo un video che si basa su 4 ricette, ok? Quindi troverete sicuramente in questo video la vostra versione preferita. Sono tutte molto facili, molto veloci, super goduriose e appaganti, sia alla vista che a quando al gusto, insomma quando le sorseggiate, e sono mega confortevoli. Io spero di invogliarvi a farle, anche per l'atmosfera. Sta arrivando la prima neve, non so se li notate i fiocchi, però vi giuro che sta nevicando appena appena. È fantastico, cioè è il periodo perfetto. Allora, queste qua sono in allestimento, quindi io ne sorseggio una che ho qua, che poi vi dico qual è. 4 gusti, partiremo dalla fondente fino ad arrivare addirittura a quella al pistacchio. Sono sicuro che in questo video troverete la vostra versione preferita. Iniziamo con la 1, la classica. Allora, tiro fuori Instagram perché qua ho fatto nelle stories, che adesso scadranno, una sorta di descrizione molto riassuntiva dopo l'assaggio, quindi rendono molto l'idea secondo me. Allora, la prima l'ho descritta in questo modo, la classica ovviamente, evergreen sempre fedele, questa proprio non vi deluderà mai. Iniziamo. Gli ingredienti che ci servono sono molto semplici e probabilmente li abbiamo già tutti a casa. Allora, cacao amaro in un pentolino, amido di mais, detta anche maizena, zucchero, pizzico di sale per esaltare i sapori. Aggiungiamo il latte freddo, un goccino per creare una sorta di pappetta, di amalgama, no, tra polveri e latte. Quando otteniamo questo composto liscio, possiamo unire il restante latte freddo e portiamo sul fuoco. Io andrei di fiamma media per evitare che si bruci. Mescoliamo di continuo con la frusta e anche magari possiamo alternare con un cucchiaio per amalgamare anche la cioccolata che sta attorno ai bordi. E quando il composto è denso, spegniamo il fuoco e aggiungiamo il cioccolato fondente. Guardate che bella consistenza, cremosissima. Potete anche servirla assolutamente liscia, però se volete essere un po' più sfizioselli, io vi consiglio la panna montata e dei riccioli di cioccolato fondente fatti col pelo a patate. Adesso andiamo con la 2, la bianca. Io l'ho intitolata così, delicata e amabile, perché delicata è la più delicata di tutte e anche amabile, proprio questa la ami. Amido di mais nel pentolino, aggiungiamo, facoltativo questo però io ve lo consiglio per creare un sapore ancora più interessante, un pezzo di bacca di vaniglia svuotata perché magari abbiamo precedentemente usato. Aggiungiamo sempre qua il latte freddo in 2 step, prima un goccino e poi tutto il resto, pizzico di sale, portiamo sul fuoco sempre fiamma media, mescoliamo anche qua un pochino con la frusta e anche un po' con il cucchiaio, e una volta addensata spegniamo il fuoco e aggiungiamo il cioccolato bianco. Io non vi consiglio zucchero perché secondo me è già abbastanza dolce così, è buonissima. Andiamo con la 3. Spaziale, è quella che sto assaggiando. A me proprio fa impazzire. Nocciola, con nocciole in purezza e cioco al latte. Neanche questa non è troppo dolce, poi volendo potreste metterci un po' di zucchero in più, però secondo me è pazzesca così. Goduria, questa qua è proprio una goduria. Guardate poi la guarnizione finale, cioè. Nocciole tostate pelate, le mettiamo nel bicchiere di un mixer ad immersione, un goccino di latte e frulliamo. Se non avete il mixer ad immersione, io vi consiglio di frullare le nocciole a secco fino ad ottenere una pasta molto fina. In ogni caso, una volta ottenuto un composto molto fino, appunto, aggiungiamo un po' di crema spalmabile alle nocciole che darà corposità. Il restante latte, amido di mais, frulliamo di nuovo, che così almeno abbiamo amalgamato il tutto. Versiamo nel pentolino, portiamo sul fuoco, sempre fiamma media, e una volta addensata spegniamo, mi raccomando, la fiamma e aggiungiamo il cioccolato al latte. Cremosità assoluta. Per la guarnizione io vi consiglio una panna montata con un po' di Nutella quando è quasi del tutto montata. Servitela con un po' di granella di nocciole sopra. Mamma mia. Arriviamo alla 4, pistacchio. Questa proprio io, amante del pistacchio, la amo. Per la prima volta ne bevo una che sa di pistacchio veramente, perché quante volte noi ordiniamo al bar piuttosto che la prendiamo già pronta la cioccolata al pistacchio e poi sa veramente di pistacchio. A me non mi pare, questa invece a bomba. I pistacchi vi consiglio di sbucciarli perché almeno avrete una crema ancora più sottile. Comunque potete anche tenerli con la buccia. Per sbucciarli facilmente basterà farli bollire per un minuto, poi li scolate, li passate in un canovaccio, che così vi facilitate l'operazione, e poi li sbucciate uno a uno, ma comunque è abbastanza veloce. Versiamoli nel bicchiere del frullatore ad immersione, stessa cosa. Se non avete il mixer ad immersione, frullateli a secco. In questo caso aggiungiamo un goccino di latte, facciamo questa crema, aggiungiamo poi la crema spalmabile al pistacchio
pistacchio per dare sempre corposità, il restante latte, l'amido di mais, frulliamo ancora e portiamo sul fuoco. Fiamma media, mescoliamo ogni tanto con la frusta, ogni tanto col cucchiaio e quando si è addensato spegniamo il fuoco, cioccolato bianco. Non serve dire niente, cioè è spettacolare, un po' di granella sopra per quel tocco sfizioso. Abbiamo finito. Queste qua sono le quattro idee che vi ho voluto proporre. Spero tantissimo che vi gustino. Se le proverete a fare, taggatemi su Instagram o su Facebook. E su Instagram trovate anche, oltre alle idee che propongo su YouTube, trovate anche altre ricette veloci che posto solo lì, attraverso i reel. Se vi è piaciuto il video, magari mettete like per sostenere il canale. Fatemi sapere qual è la vostra ciocco che vi piace di più. E tra quelle proposte, altri due video qua se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E invece qua trovate il collegamento per andare sul blog e vedere tutte e quattro le ricette scritte con gli ingredienti, insomma tutte le cose che vi servono per avere a disposizione una ricetta scritta. Noi come sempre ci vediamo alla prossima. Adesso io vi lascio ovviamente perché mi sto letteralmente ricoprendo di neve e queste qua, se le lascio qua poi, cioè, capito, non hanno senso, cioè io direi che potrebbero essere consumate perché belle sono belle, ma sarebbe anche un peccato lasciarle così in allestimento. Quindi io vi saluto, ci vediamo molto presto nel prossimo video. Arrivederci.